Pre News, la galleria della Vittoria che collega lato via Acton e l'uscita del tunnel per piazza Vittoria. 606 metri, larga 36, alta 22 metri. Questa galleria, che diciamo è stata costruita nel 1929, che era il collegamento da via Acton a piazza Vittoria, e chiaramente oggi dovrebbe essere quasi tutta finita per la situazione dei lavori, chiusa nel settembre 2020 per infiltrazioni e altre cose. Questa è un'opera che fu realizzata dal fascismo e inaugurata nel 1929. Il progettista che diciamo ebbe la situazione per edificare la galleria, l'ingegner Monticelli, poi c'è stato anche l'ingegner Michele Guadagno. Chiaramente quando furono fatti i lavori all'epoca nel 1929 si dovettero fare delle modifiche, c'è stato l'ingegnere Madonna perché per la costruzione del muro che saliva sul lato Molosiglio. Comunque fu diciamo un'opera di grande collegamento dell'epoca fascista, l'epoca di Mussolini, nel 1929. Come tutte le cose poi dopo, dal 1946 in poi, che cosa accade? Le manutenzioni che non vengono fatte, eccetera, poi ci sono infiltrazioni e tante altre situazioni. Noi stamattina siamo qui per questa breve come redazione per servizio come redazione per Sempre News, che chiaramente doveva essere diciamo domani 2 dicembre. Sembra che la Procura della Repubblica deve rivedere, nel senso dal punto di vista se tutto è stato messo a posto, quindi abbiamo appreso notizie da parte del procuratore, sostituto procuratore, il dottor Campoli, in quanto bisogna vedere il sistema di aereazione, perché poi i lavori sono stati assegnati all'ANAS per questa situazione. Noi stiamo qui guardando questo bel lavoro che hanno fatto gli operai, tutte queste situazioni, e adesso devono soltanto diciamo inaugurarlo, questo tratto che andrà a decongestionare il traffico, perché per un anno quasi circa chiusi. Ognuno aveva diciamo suonato le campane pronti della situazione, però questo è con molta attenzione la procura vuol vedere, perché sul problema delle infiltrazioni, che era un conto, potevano essere anche delle questioni sulla parlava di crollo, eccetera, quindi si va con i piedi di piombo. Ai toni trionfalistici del diciamo nel periodo del 2021 in questa città, che per tanti anni non hanno mai diciamo fatto manutenzione, quindi si parla che quest'opera costruita, edificata nel 1929, lo ripeto per il cosiddetti resistenziale, costruita nel 1929 nell'epoca del regime fascista, poi da dopo la guerra eccetera eccetera, chiaramente non so se manutenzione sarà stata fatta o meno, ma penso che siano arrivati al punto che quasi ci crollasse addosso la situazione, per poter poi intervenire e avere diciamo una rinfrescata, perché in questo momento dobbiamo parlare di una rinfrescata e dobbiamo vedere se al di là delle infiltrazioni ci sono delle situazioni sopra che potrebbero creare delle questioni per quanto concerne eventuali crolli. Però comunque la Procura della Repubblica va con molta calma, al di là dei toni trionfalistici che l'amministrazione comunale aveva posto, o meno quelli dell'ANAS, con comunicati stampa. Domani mattina, 2 dicembre, ci doveva essere l'inaugurazione. Noi mettiamo il punto interrogativo, perché mentre parliamo può darsi che le carte si accelerano. Non sappiamo. L'importante è che ci consegnano questa galleria presto per decongestionare questo traffico, perché è assurdo fare tutte queste situazioni per salire e scendere Santa Lucia, eccetera. Ma è un'arteria importante di collegamento da via Cristoforo Colombo, diciamo così, lato porto, per arrivare in piazza Vittoria, quindi
sulla riviera. È un tratto di strada di collegamento importante, quindi come fatto di deflusso, perché noi già a Napoli abbiamo dei grandi problemi. Questo è tutto come redazione per Sempre News, questa breve opinionista pubblicista Nunzio Mitolo che vi saluta e vi ricorda che questa galleria fu fatta nel 1929 da Mussolini, nell'epoca fascista, un'opera realizzata bellissima tra quell'evento via Acton, Giardino e Molosiglio, i bastioni borbonici, che era il lato esterno, eccetera, al collegamento Piazza Vittorio. Quindi dal 1929 un'opera bellissima che poi è andato nel degrado nel periodo, diciamo, post bellico dal 1946 ad oggi, perché manutenzione ce n'è stata pochissima, ce la siamo quasi fatta crollare addosso. Ora vediamo quali sono stati i punti di rilievo che hanno proceduto a questa, diciamo, manutenzione, questa fase di semi, diciamo, di ricostruzione, lato dove si paventava un eventuale crollo, eccetera, perché ecco perché la Procura della Repubblica ha ritardato, diciamo, nel dissequestrare alla richiesta da parte dell'ente comune di Napoli. Noi ci auguriamo che tutto venga svolto nel modo migliore e presto, perché è un'arteria importante. Come redazione per Sempre News, opinionista pubblicista, dalla galleria diciamo, che noi definiamo sempre Piazza Vittoria, di collegamento via Acton, Piazza Vittoria, un'opera che fu realizzata nel 1929 dal regime fascista, che lo realizzò, perché lo realizzò, di una galleria di 606 metri, larga 36, alta 22 metri. Questo tutta opera nel periodo del regime fascista. Noi andiamo a vedere le cose fino a quando la gente ci nasconde tante, tante, tante cose. E sa, in una repubblica come questa, piena di bugie, e dinanzi agli uffici giudiziari dei tribunali, bisogna andare a vedere direttamente ictu oculi. Nunzio Mitolo, redazione per Sempre News, opinionista pubblicista.